Mariolino Di Fraia, presidente della classe italiana J24, Pietro Diamanti, armatore di Giamaica. Iniziamo col presidente. Un campionato a Marina di Carrara, l'accoglienza com'è stata, le prime prove, impressioni? Ma io veramente sono commosso di questa cosa, perché pensavo a un successo della classe, era nell'aria, però che fossimo arrivati a questi numeri e anche a un livello di gradimento diffuso di tutti gli equipaggi, di tutti i partecipanti di questo tipo, veramente mi commuove. Per questo certamente non è casuale, non è che queste cose succedono così perché devono succedere. C'è dietro un lavoro di squadra, di un consiglio direttivo, di un circolo di amici, di esperti che ci hanno supportato, che ci ha consentito di arrivare a questo risultato, che io ritengo che sia uno dei migliori campionati nazionali disputati finora. Bene, quindi dopo una giornata di regate, quindi positivo tutto per il Club Nautico di Carrara? Assolutamente sì. Ora, non vorrei aggiungere molto, anche perché inaspettatamente mi sono ritrovato anche primo in classifica, secondo dopo il brasiliano, che era tutta, non credevo di arrivare tanto in alto, anche perché qui Pietro me la stava suonando per le prime due prove, la terza invece è andata un po' male e quindi sono riuscito ad andare avanti. Quindi probabilmente è viziato un po' da questo risultato, che però effettivamente poi rispecchia quello che è, come ho detto prima, il pensiero di tutti, che sono tutti molto soddisfatti, io compreso. Bene, andiamo a Pietro Diamanti. Abbiamo già sentito dal tuo avversario due prove positive e una negativa. Partiamo subito dall'ultima, quella negativa. Diciamo che sono andato sul lato sinistro e poi ho avuto la sfortuna che a metà bolina mi si è sganciata la scotta del Genoa e quindi ho arrancato dalla penultima posizione, piano piano, ho rimontato un po', però le barche sono uguali, i percorsi non sono lunghi e poi è entrato il maestrale classico nostro, quindi c'era il bordo obbligato a destra, quindi non ho potuto fare altro che rimanere in una posizione. Invece le prime due prove, allora parliamo di quelle belle. La prima prova sono molto contento perché ho praticamente girato tutte le prove primo. Mi ha fregato il brasiliano l'ultima coppa, ma mi ha passato nella strambata e niente, ho dovuto accontentarmi del secondo posto. Sono molto contento anche della seconda prova perché praticamente al giro di boa della prima bolina praticamente il brasiliano mi ha stretto e non sono stato, diciamo, scalto, perché se orzavo praticamente potevo protestarlo. Invece ho anche toccato la boa, ho fatto un 3,60 e poi ho chiuso quarto, quindi sono molto contento del risultato. Allora, con due persone contente dopo la prima giornata, vi aspetto domani per vedere se siete ancora contenti e chi lo è di più. Allora, come usuale per acquadimare.net, un culo alla balena a tutti e due a questo punto. Grazie.